l'abito da lavoro del disoccupato è nuovo, almeno quando il disoccupato inizia la ricerca di un lavoro. Seguendo consigli, pensa infatti che un aspetto elegante lo possa facilitare. Lui è un ingegnere idraulico e quindi il suo vestito, ha pensato, deve essere di un bel grigio azzurro, così da mostrare subito la sua sintonia con il mondo dell'acqua pulita, visto che l'ecologia sta diventando importante, e con quello un po' più freddo, grigio per l'appunto, dell'ingegneria. I colloqui però, forse anche per il voto di laurea non eccellente, si concludono sempre con un «le faremo sapere». E questa, si sa, non è una bella frase. Ma lui non si scoraggia. Grazie anche all'università, inanella colloqui su colloqui che però, oltre a essere senza esito, contribuiscono a sciupargli non poco il vestito. Viaggi su autobus, tram, treni, nervose sedute nelle sale d'aspetto di imprese grandi e piccole, macchioline di non si sa cosa raccattate non si sa dove. Così, poco per volta, si convince che ormai con quel vestito non lo assumerà più nessuno. E un giorno, indossati i suoi vecchi jeans, comincia a seguire il padre che fa l'idraulico, senza titoli di ingegnere davanti al nome. In poco tempo diventa bravissimo. Richiesto da sempre più clienti, piano piano dimentica il suo abito da ingegnere là nell'armadio dove l'aveva riposto. D'altra parte adesso non gli serve più. Lui adesso non è più un disoccupato.